Allora, siamo finalmente alla conclusione di questi benedetti calcoli sulla buccia e poi passeremo alla sfera intera, dove abbiamo trovato che se la nostra massa m è esterna a questa buccia sferica, perché se è interna fa zero, come si dice, l'effetto gravitazionale. Se siamo all'esterno, c'è questo 2 fratto di quadro che è l'espressione, compresa questa costante che era venuta fuori, l'espressione di questo integrale qua. Quindi qua si tratta semplicemente di continuare questo calcolo mostruoso con 2 pi greco g grande r quadro dr, densità dipendente da r, massa del corpo a tratto per 2 fratto d al quadrato. Il 2 e il 2 si moltiplicano e fanno un 4, 4 pi greco gr2 dr delta rm fratto d maiuscolo al quadrato. Il che ci fa già vedere che la trazione di questa buccia sferica dipende dal quadrato della distanza dal centro. È come se la buccia fosse concentrata nel centro. Vediamo un po' come si può verificare questa affermazione. Si può calcolare, per esempio, la massa di questa buccia sferica. La massa di questa buccia sferica, massa della buccia è il volume della buccia per la densità, che è la dr nel nostro caso. Il volume della buccia è la superficie della buccia, che è 4 pi greco r2, moltiplicato lo spessore della buccia, che è delta r, e poi c'è dr. Andiamo a vedere tutti questi termini dove sono. Beh, il 4 pi greco c'è ed è questo. Poi c'è l'R2 ed è questo, il delta R ed è questo, la densità che è questa. Io praticamente questa espressione gigantesca la posso ridurre in un massa della buccia e poi mi avanza la costante gravitazionale, la m piccolo e il fratto di 2. Quindi vedete che effettivamente il nostro risultato finale, che la forza che ci esercita questa buccia, è, mettendo la costante gravitazionale davanti, il prodotto della massa della buccia, la masserella del corpo che viene attratto, fratto la d al quadrato, il quadrato della distanza di cosa? Del centro della buccia, anche se la buccia è fatta di tante microscopiche infinitesimali masse che sono a distanze diverse, quindi in teoria, secondo la legge di Newton, ognuna fa una forza di intensità diversa, però il globale, l'integrale di tutta questa roba qua è semplicemente questo. Ed è un risultato non da poco, cioè abbiamo visto che significa, almeno con questo grado di simmetria, che la forza di questa buccia sferica è pari a quella che sarebbe se la buccia fosse concentrata nel centro, a distanza d. Per la sfera cosa devo fare? Per la sfera devo fare, quindi la forza di attrazione della sfera è l'integrale da 0 ad r grande, il raggio della sfera, della forza della buccia infinitesimale in dr. Un'integrazione in questa direzione, questa volta. La formula è questa, proviamo a metterla dentro, però qui l'integrazione è fatta sull'R minuscolo, quindi dunque qua, beh, l'R minuscolo era dentro la massa della buccia, qua era meglio tenerla ancora, fammi vedere come ho fatto qua. Quindi era meglio ancora tenere la massa della buccia come 4 pi greco
se c'era anche l'R, quindi 4 pi che con R2 per delta R e per la densità. Quindi questo va ancora tenuto perché c'è da fare l'integrazione su R. Invece fuori ci va sicuramente la G grande, il 4 pi greco, la metto prima ancora G grande, 4 pi greco, G grande, poi la M piccola, e anche, perché no, anche il fratto di 2, perché quello mica cambia. Se io cambio la R integrando, la D rimane quella, quindi D2 rimane. Devo integrare la 0 R grande, quello che invece contiene la R. C'è un R2, c'è la densità di R, e c'è il delta R, che è il nostro DR infinitesimo. Cosa succede a questo punto? Qui mi sono complicato la vita con questa densità, perché in realtà, essendo la densità in funzione di R, io dovrei tenere conto nell'integrazione, però io posso fare questa osservazione, che l'integrale da 0 ad R di 4 pi greco lo porto dentro, R2 che è dentro per la densità di R, in funzione di R, di R, questo qui, dr più questa superficie moltiplicato la densità, mi dà di nuovo il volume di una buccia sferica, che moltiplicato per la massa, la densità, mi dà la massa. Quindi praticamente questo integrale è equivalente a un integrale di una massa, una dm, da 0 ad m. E questa cosa qua fa proprio la massa della sfera. E questo per voler tenere dentro la densità, perché effettivamente queste formule funzionano anche se la massa, comunque qualsiasi pianeta, una stella, eccetera, ha delle masse, ha delle densità differenti a seconda della distanza dal centro del corpo sferico. Quindi si capisce che alla fine questa cosa qui viene, tolto il 4 pi greco che l'ho portato dentro a questo calcolo, viene fuori una m grande, qui viene la g grande, la m grande, la m piccolo fratto di 2, questa è proprio la legge di gravitazione di Newton, come se tutta la sfera fosse concentrata nel punto centrale. Possiamo verificare meglio, toccare con mano, almeno avere un appoggio di sicurezza, se proviamo a fare questo lavoro immaginando che la densità sia costante, no? Se nel caso la densità è costante, D uguale costante, io lo porto fuori questa delta e ottengo delta fuori da 0 ad R grande 4 pi greco, che potevo portare fuori anche lui, R2 dr, portiamo fuori 4 pi greco delta, integrale 0 R di R2 in dr. Chiaramente cosa succede? Che l'integrale di R2 è R3 terzi, giusto? Preso da 0 ad R. I terzi è una costante, la porto fuori, fa 4 terzi pi greco densità, e qui ho R al cubo fatto da R a 0, quindi praticamente un R grande al cubo meno 0. E
ovviamente questo se ne va via e io ottengo semplicemente 4 terzi pi greco R3, che è il volume della sfera, per la densità. Il volume per la densità mi fa ovviamente la massa. Questo però per constatare che le cose stanno quadrando. Il ragionamento da fare invece è quello di tenere dentro la densità e capire che questo tipo di integrale, facendo un cambiamento di variabile, poi come cambiare l'R minuscolo, che è il raggio che cresce, con un delta M maiuscolo, cioè l'incremento della massa. Con una semplice sostituzione di variabili si può fare questo integrale e vedere che viene fuori questa cosa qua. Direi che altro non c'è da aggiungere, mancano 5 minuti, ma mi sembra di aver detto tutto. Esatto. Quindi tutta sta fatica, 3 video di calcoli per dimostrare una cosa che è buttata lì nei libri di liceo, che è la trazione di un corpo sferico. Lì non si cita il fatto della densità per strati, che potrebbe anche cambiare. La trazione gravitazionale di un corpo sferico equivale alla trazione che avrebbe tutta la massa concentrata nel suo centro, e quindi si può applicare banalmente la legge di Newton: tra la nostra massa, il centro del corpo sferico, e siamo a posto. Tutto semplice. Mizzica, che roba. Problemone, altro che problemino.